sento malinconia nel cuore per questo mondo avido senza amore per noi mortali. Io aspetto ancora te da sempre con i capelli grigi e con le rughe. Io mi ricordo dal pianto dolce musica, ancora sento le risate dei nostri bimbi. Senza il nostro bacio di odio, ti amo mio dolce ed unico amore, ci accompagna la melodia, ci uniamo nel tuo ritorno, continuo ad amarti in silenzio. Senza un lamento, senza il nostro bacio di odio, ti amo mio dolce ed unico amore, amo mio dolce ed unico amore. Una madre molto importante per Pontinia, Irma Cappuccilli, da non dimenticare mamma e chiederlo, Irma. Mamma Irma, di non dimenticarlo, di dedicare una giornata specificamente per lei. No? Una madre molto importante per Pontinia, Irma Cappuccilli, da non dimenticare mamma e chiederlo, Irma. Mamma Irma, di non dimenticarlo, di dedicare una giornata specificamente per lei. Io viene qua, che è molto importante ricordare Irma Cappuccilli e anche Angelino, che è importante, perché Irma è al cuore di Pontinia, insieme anche a altri personaggi e pionieri di Pontinia, di non dimenticare, fare una giornata specifica per loro. Comunque che... Angela Di Bella è una grande madre mediterranea di Pontinia. Esatto, veramente. Io devo dire che ci sono anche dei papà meravigliosi come Eusebio, e che da non dimenticare, Eusebio Consoli. Posso sapere allora questo è un omaggio che andrà a Ischia per Bruno Mancini, il ritratto della moglie, non lo possiamo aprire perché è sigillato, però lo potete vedere sul web, per Bruno Mancini, ecco, il bigliettino deve viaggiare, la dottoressa, io
questo libro meraviglioso. Poi vorrei dedicare anche la poesia a Eusebio, ma particolarmente l'incoraggiamento più grande l'ho avuto da Lucia Fusco. Lucia merita amore, infatti è presidente delegata Italia che rappresenta tutti noi della Vila. Lucia deve venire per te, poi tutti quanti, dai, prego Lucia, vieni, no? No, no, deve venire agli eventi di Ischia, perciò sono poesia, quanto vorrei invece ricordare in questo momento tutte le donne che desiderano la maternità ma che comunque non riescono a viverla perché non riescono a diventare madri o perché hanno effettivamente un percorso di maternità difficile in questo mondo duro. Quindi tutta la mia solidarietà e l'amore va a tutte quelle donne che davvero vogliono diventare madri.